Aumenta sempre di più il numero dei migranti sbarcati. Un barcone con 300 persone a bordo è stato soccorso a 35 miglia dalla costa ed è approdato al porto di Pozzallo. Questo è l'ennesimo episodio, ha dichiarato il sindaco Roberto Amatuna, che dimostra in modo tangibile che non sono le ONG la causa dell'aumento del numero degli sbarchi, bensì la difficile e complessa situazione internazionale, oltre naturalmente alle condizioni meteo-marine favorevoli. Non solo le istituzioni internazionali, prosegue Amatuna, hanno condannato la nuova politica sui migranti del governo italiano, ma anche la Chiesa. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, ha difeso l'operato delle ONG impegnate nei salvataggi in mare, che salvano vite e non fanno il gioco degli scafisti. Ecco perché occorre, continua ancora il primo cittadino pozzallese, un ripensamento della disumana politica del governo sui migranti che privilegi sempre il diritto alla vita di tanti esseri umani. Per quanto riguarda il governo regionale, ha concluso Amatuna, l'invito è quello di prendere atto che ci sono comuni di frontiera che svolgono nel proprio territorio una grande funzione umanitaria e che portano alta e con onore la bandiera della Sicilia nel mondo.